Ciao amici, ciao amiche, yeah! Ben ritrovati sul canale di coppia, Davide e Chiara Channel. Bene, oggi il sole ci ha dato la testa. Video spese spiaggia! Siamo andati a fare la spesa e mia moglie ha detto: perché non fare un video spese spiaggia? È la prima volta che suppongo che lo facciamo noi, che non l'abbia mai fatto nessuno. No, penso che a nessuno verrebbe in mente di fare un video spesa in spiaggia. Vabbè, è un video spesa estremo. Anche perché poi ti tocca portare la roba in albergo. Infatti, quindi devo fare, vabbè. Quindi però sei al top o lo IEA? Sono sia al top che lo IEA. Iniziamo col video spesa fatto da Conad. No, però con questa visuale, dai, ragazzi. Bellissima. Iniziamo col... Cioè, guardate che bella la visuale. Vabbè ragazzi, noi siamo pazzi, quindi iniziamo. Dietro abbiamo le persone che ci seguono. Ciao ragazzi. Ciao. Alex fa l'imitazione benissimo. Vuoi fare l'imitazione, Alex? Bene. Falla. Ciao amici, ciao amiche, yeah. E la sua? Ciao ragazzi, ciao ragazze, top. Bravissimo. Allora, iniziamo col video spesa fatto da Conad. Siamo andati a spendere 29 euro e 13 centesimi. Qua dobbiamo tenere lo scontrino perché sennò buono. Tieno qua. Per la felicità di Domenico. Che ama i video spesa. Top. Allora, scontrino della Conad si può anche buttare. Facciamo vedere subito il pezzo forte. Ah ragazzi, alla Conad abbiamo preso, la mia bambina ha voluto l'anguria gonfiabile. Bellissimo, così facciamo il video, si può prendere più sole anche. C'era solo l'anguria come frutto, diceva materassini frutta, solo l'anguria c'era. Forse per il prezzo sono andati a ruba. Comunque un metro e settanta, no sì, un metro. Sì, un metro, un metro e 74 per 89 centimetri. Quindi, beh, va bene, primo dai. Pezzo l'abbiamo fatto vedere. Molto primo... bello. Poi passiamo a una bibita che è amarognola. Sì, non è che da bere in spiaggia di certo. Della . San Benedetto abbiamo preso il ginger. Questo qua dovrebbe essere un litro e mezzo. Se no... Eccolo. Costava qua. Solo 39 centesimi della San Benedetto. Tutte le bibite San Benedetto 39 centesimi. Un litro e mezzo. Sconti proprio. E forti. Questo adesso va direttamente nella borsa frigo. Così non si scalda. Esatto, siamo proprio attrezzatissimi. Poi. Banane. Banane. Pagate solamente 84 centesimi. Pochissimo. Niente. 4 banane, cioè. Due a testa alla fine. Che poi se ne fa fuori solo mia moglie. Una al giorno. Ne va al medico di torno. Non più la mela. Ma sì, tutta la frutta, dai. Poi abbiamo preso dell'ace. No, abbiamo preso della Santal. Il succo di frutta ace 100%. Pochissimo. Origine naturale, ragazzi, questo qua è, io mi perdo sempre a vedere i litri. Ma questo è un litro? Questo dovrebbe essere un litro, ragazzi. Sì, è un litro, amore. Sì, un litro. Un litro. Io litigo sempre. E anche questo va borsa termica. No, quello porti su. Sì, però adesso per non farlo, mettiamo un cassaforte. Poi passiamo a queste focacciuine. Molto buone. Aspettate perché sono due focacce normali. La facciamo vedere. Pagate 1,14 euro questa. Sì. E questa 1,19 euro. È molto buona, eh. Poi ha preso anche questa qua, questa costicchia. Perché ha le verdure, ma è buonissima, proprio morbida. 2,07 euro. Focaccia vegetariana. Però le verdure fa bene. È buona. Appena 2,07 però, eh. È buona, è vero, abbiamo già assaggiato. Buona, sì. Poi ragazzi, alla Conad, ragazzi, ho preso anche una cassa di acqua naturale levissima. Lo vedranno sul ma non mi sembrava il caso però di portare in spiaggia anche quella. No. Poi abbiamo preso, ecco, le porcellosità. Abbiamo preso due confezioni di biscotti, questi sono della Milka Sensation, sono praticamente dentro, o sono cioccolato con le gocce di cioccolato, dentro una ripiena di cioccolato,
quindi una mega porcellosità, ma buono. Questo è 1,35 l'uno venivano. Peso sono, io faccio fatica sempre a trovare i pesi qua. Sono buonissime comunque. Domenico, approvi? Approva, adoro. Ah, sono 100. Sono 100. Vuoi uno? Dopo. Ok. Sono 156 grammi. Ecco. Che però durano niente. Però niente. Non lo riprendiamo perché. No, perché è timido. È timido. È timido, vero Domenico? Esatto. Poi ragazzi, abbiamo preso pane morbido, un'offerta 86 centesimi. Ce ne sono dentro tre, ma è veramente morbido. Questo, poi come ultimo prodotto del video spesa fatto da Conad abbiamo preso formaggio che con l'insalata ci va bene. Linea Osella. Questo qua lo prendevamo anche a Milano, eh? Sì. E questo qua è un 190 grammi. E va bene, con l'insalata, con il tonno ci sta. Ci sta, si sposa, dai. Ragazzi, adesso passiamo al video spesa fatto da MD per non accavallare troppi video spesa. Da MD siamo andati a spendere 22,35 euro. E questa è la carrellata. Qua è molto porcellosa la spesa, eh? L'abbiamo fatto apposta per Domenico, che è qua vicino a noi, che gli piace la spesa porcellosa. E anche questo scontrino. È la videospesa in diretta questa, eh? È una cosa rara ma incredibile. È al mare pure, cioè. È troppo troppo. Allora, abbiamo preso per la mattina. Questi sono buonissimi. E sono buoni, eh? Sì, sono buoni. Abbiamo preso una confezione di croissant, latte e cioccolato, sono 6 pezzi, nuova ricetta e sono... sono 6 pezzi. Sono 6 pezzi. Beh, allora, sono 6 pezzi e sono 300 grammi. E sono buonissimi. A me piace specificare i grammi. Mm. Altra porcellosità. Ah, che buoni. Biscotti, che buoni. Ricetta del centro. Questa è una novità, eh. Cocco e cioccolato. Sì, prodotto in Italia. Questo qua praticamente è l'imitazione di quelli da Lo Hacker. Sì. Ah, bellissimo, questo non l'avevo mai visto. 99 centesimi. 100 grammi. Buonissimi. Cioè questi qua quanto durano? Cioè in realtà non li abbiamo ancora assaggiati, vi faremo sapere, giusto? Sì, ma questi qua dureranno, duranno un paio di secondi. Sì. Poi abbiamo preso due confezioni di mortadella. Il pistacchio, questa è buonissima. Questa qua è mortadella Bologna IGP in offerta, è era buonissima veramente. Guardate questa. Che bella che è. Buona, buona, di pistacchi, proprio questa 110 è buona. Grammi a confezione. Mm. Questa però io ve la consiglio se andate all'MD. Questa, prendete questa perché è buonissima. L'abbiamo la già presa bene. Questa. Infatti per questo l'abbiamo ripresa. È mortadella Bologna GP, vedete qua c'è scritto, c'è proprio il consorzio di Bologna, è buonissima, è top proprio. Poi andiamo avanti. Salami. Sono tre. Allora, abbiamo preso tre confezioni di salame Milano, marca La Fattoria. È buonissimo, facciamo vedere. 100 grammi. Questo è buono, eh? Questo è buono. 19 è consigliato. Senza glutine. Mm. Poi, non è finita, ragazzuoli, perché abbiamo preso ben 4. Stavolta ne abbiamo presi 4 perché sono veramente buonissimi. Sì, poi costano niente. 1,19 euro costano. Abbiamo preso, ve li appoggio qua perché non so. Sì. 4 tramezzini. Come organizzare? Cotto. Manca il quarto che qua, ragazzi, eccolo qua. E questi sono 140 grammi, così ti ho tolto il pensiero, amore. Ok. Poi andiamo avanti, abbiamo preso anche una vaschetta di prosciutto cotto. Questa era un'offerta nuova. Sempre la marca La Fattoria. Non c'è niente, amore. Sempre marca La Fattoria, senza glutine anche questo. Mm. Abbiamo preso una confezione di mozzarella, ma ce ne sono dentro due. 90 centesimi, veramente ottimo. E poi buona questa mozzarella. Perché ce ne sono dentro due. E poi è buona la qualità. Poi abbiamo preso
tre confezioni dei Wurster, quelli col formaggio. Questi sono buonissimi. I classici che prendiamo sempre, marca sempre la fattoria. Quelli col formaggio sono ovviamente 150 grammi a confezione. Poi qua abbiamo preso, poi io ho voluto prendere l'insalata russa, che è molto buona, credetemi, 150 grammi. La fattoria del cavaliere. Guardate che bella. Poi come ultimi prodotti del video spesa, scontatissimo, del video spesa fatto da MD, scontatissimo, sì, abbiamo preso 6 lattine di tonno all'olio d'oliva. 1,69 euro a confezione, poco proprio veramente. 3 per 80 grammi, Poseidon, cos'è? Poseidon. Amici, io spero che questo vlog, sì, questo video spesa fatto da MD e fatto da Conad vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto, avete preso spunto dalle porcellosità che qua al mare non devono mancare. E niente, noi ci vediamo con un prossimo video spesa. Mi raccomando, stasera mia moglie farà un mukbang. Ci vediamo alla prossima, buona giornata. Sì, ma questo qua l'avranno già visto, quindi... Vabbè, comunque io l'ho detto. Se avete visto, riguardate esatto. Tutto. Noi vi auguriamo una buona giornata, solito bacione, solito ia e ciao!